ci siamo interrogati, abbiamo evidentemente percepito che Slow Food era l'interprete di una, non soltanto di una nicchia, o almeno quello che non era più ormai una nicchia, ma un trend importantissimo in Italia, che se vuoi è la riscoperta della qualità della tradizione artigianale. Il primo incontro è stato veramente di perlustrazione da parte nostra nei loro confronti, perché eravamo evidentemente molto, come dire, molto, cercavamo di capire come potessimo avvicinarci a un modello che è completamente diverso. Ma anche loro nei nostri confronti evidentemente avevano, come dire, un certo sospetto dovuto al fatto che noi siamo un'industria e non l'abbiamo mai negato. Un'industria alimentare, quindi questo non vuol dire, un'industria di ristorazione non vuol dire omologazione, però di fatto abbiamo processi anche industriali. E quindi questo primo incontro è stato, diciamo, soltanto di studio. Poi abbiamo preso tutti i nostri tempi, loro anche, abbiamo incontrato una modalità di cooperazione che è passata attraverso la loro unità di punta di studio, che è l'Università di Pollenzo, l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che è un'istituzione che loro hanno costruito proprio per avvicinarsi al mondo delle aziende. Quindi siamo diventati sponsor di questa università e da lì abbiamo cominciato a dialogare. È stato evidentemente. Quando lo dati questo confronto? Io sono rientrata dalla Spagna nel 2010, abbiamo cominciato nel 2000, fine 2010, inizio 2011. Qual è l'esito di questa collaborazione? L'esito è stato fantastico, ha avuto delle, direi, evoluzioni che forse all'inizio erano sperate, ma non erano così scontate, perché abbiamo dovuto rivedere completamente noi il nostro modello di gestione, prima ancora il nostro modo di pensare. E loro anche hanno dovuto capire, avvicinarsi a delle necessità più che delle logiche del mercato, evidentemente. Un conto è fare come dire, un po' di fare cultura e un conto è poi metterla in pratica. L'esito l'abbiamo avuto costruendo nuovi concetti. In realtà loro sono stati pervasivi anche proprio in un modo di rinnovare l'azienda. Direi generale, globale, in Italia, ma man mano la stiamo propagando all'estero. E quindi nuovi concetti, come forse molti conosceranno, Bistrò della Stazione Centrale, nato assolutamente con la collaborazione con loro, un esito incredibile. Poco prima avevamo sviluppato anche noi autonomamente alcuni concetti innovativi, però questo ha talmente innovato il nostro modo di fare ristorazione sin dalle radici che il cliente l'ha percepito subito, perché poi il cliente è più avanti, l'abbiamo detto, cioè, bisogna solo interpretarlo e per quanto riguarda Autogrill bisogna solo, tra virgolette, solo renderlo praticabile. Abbiamo dovuto, per esempio, ripensare completamente il modello logistico. Perché evidentemente si tratta di gestire alimenti freschi, di gestire il chilometro zero, di fare. Quindi da questo punto di vista è stato sconvolgente, Una sfida. un progetto enorme. O rinnovare completamente anche il modo di approcciare, parlavamo di personale, però ripeto, ho trovato poi delle analogie con quanto detto da chi ha parlato prima di me, come intervenire in motivazione, in professionalità, sul personale. Noi abbiamo circa in Italia 10.000 collaboratori e quindi qualunque cosa pensi, la pensi necessariamente in grande. E quindi i numeri, cioè, se sbagli, sbagli in grande, se fai bene, fai bene in grande. Abbiamo lavorato su vari fronti. Intanto, lavorando su questi nuovi concetti, abbiamo dovuto recuperare senza tradire l'approccio operatore multiservizio, che è il fondamento della ristorazione, non dico solo di Autogrill, ma perché la ristorazione ha ovviamente degli sbalzi di presenze molto, molto concentrati e spesso non prevedibili, e quindi è assolutamente essenziale per noi avere una flessibilità. Un'analogia però anche rispetto a quello che sentivo. Assolutamente. Però in più, se vuoi dare qualità, se vuoi dare qualità in questo modo, cioè abbastanza radicale, devi,
affiancare o ricuperare professionalità che non erano più state utilizzate. Vi parlo del panettiere, vi parlo del barista, vi parlo del gastronomo. Sono professionalità che non avevamo più nella nostra azienda. O del servizio al tavolo, Quello è piuttosto proprio, che. quella è più un'innovazione, diciamo, quella è più trasversale. Questo è proprio un tema di concetto. Allora, in base al concetto che tu vuoi Gestire proporre, l'utente. esatto, vuoi proporre al consumatore, allora costruisci un assetto di professionalità che deve essere ovviamente convincente ed efficace. Invece quello che dici tu è un trend globale, quello del maggior servizio, ed è esattamente identico a quello che accade nel retail, con la complicazione o il beneficio che noi dobbiamo operare comunque in loco perché si produce e si serve in loco, però questo ha portato a rivedere tutti i processi aziendali. Abbiamo fatto un lavoro analogo al collega di astrarre, di riuscire a centralizzare i processi non utili, che non era utile che venissero fatti in loco, e quindi alleggerire il punto di vendita di Lavorazione. operazioni spesso meccaniche e burocratiche a favore di una maggiore attenzione al servizio. Ritrainizzare, perché ovviamente le persone avevano perso la sensibilità al servizio, proprio all'attenzione al cliente, al welcome, e in questo evidentemente poi destinare più tempo e più attenzione, e questo evidentemente aumenta la nostra capacità di attrazione. Quindi Dietro Catellino c'è un progetto enorme che abbiamo sviluppato sul rilancio del caffè evidentemente è il nostro prodotto principale, ed è quindi un prodotto identificativo anche del servizio e di quello che è l'azienda, il marchio. E quindi abbiamo lavorato cambiando fornitore, ma non è stato quello il punto. Abbiamo cambiato miscela utilizzando una miscela esclusiva, ma abbiamo cambiato tutto il processo. Abbiamo ritrainizzato, responsabilizzato, motivato. Abbiamo creato la figura dell'ambasciatore del caffè sui punti di vendita, che si sentissero responsabilizzati di che tipo di caffè dessero Guarda che al miracolo, non so quanti cliente. di voi in azienda abbiano il cartellino che dice hai bisogno E dello stesso quindi risparmio, chiedi quello è quello stata la e ciliegina finale, perché ovviamente il rischio è di dover perdere moltissime vendite, evidentemente, perché poi il gioco è invece la percentuale è minima di richieste, ma soprattutto perché questo ha portato il punto di vendita a essere responsabile della qualità del caffè che erogava. l'operatore per primo. L'operatore per primo, l'operatore tra l'altro. Anche in questo tipo di progetto, come in altri, abbiamo utilizzato una meccanica per motivare, perché abbiamo sempre un po' anche i limiti del contesto contrattuale in cui ci muoviamo, che è stata quella della community. Cioè abbiamo creato questa possibilità dei responsabili di punto di vendita, ma non solo dei responsabili, siamo scesi fino ai responsabili del singolo reparto, di mettere in condivisione con tutti gli altri colleghi. Noi abbiamo 550 punti di vendita in Italia, quindi ovviamente una massa, una comunità abbastanza importante, la propria esperienza, e quindi contaminazione di esperienze ha portato evidentemente a motivazione, a miglioramento del servizio, a suggerimenti utili per essere sviluppati da parte della sede e quant'altro. Molto interessante, un confronto con colleghi del retail non è molto usuale, perché normalmente ci si confronta tra ristoratori. Molte tematiche anche affrontate con viste diverse, però sono analoghe e quindi utile. Format interessante perché permette il confronto e permette anche l'intervento in grande rilassatezza, quindi sicuramente efficace. Lo consiglierebbe a un collega? Assolutamente sì, Futuro? credo peraltro che alcuni colleghi già siano stati partecipi di sessioni come queste.